Iniziamo oggi a vedere una serie di lettere scritte da Santa Gemma che ci aiuteranno nel nostro cammino spirituale. La prima lettera è rivolta al suo confessore Monsignor Volpi, mentre le altre quattro che seguiranno a Padre Germano. In questa lettera Gesù dà indicazioni a Gemma che devono essere riportate fedelmente al suo confessore. Senza lasciarci spaventare troppo dal continuo riferimento alla croce come mezzo di purificazione, credo sia importante riflettere sullo scopo che Gesù desidera ottenere, avere interamente per sé la nostra anima, cioè che la nostra persona sia tutta rivolta a Lui, senza che siamo distratti dagli altri idoli del mondo. Allora la croce diventa un dono prezioso, perché ci aiuta a non perderci e a fissare gli occhi in Gesù, sempre. Lettera di nostra sorella Santa Gemma Galgani del 12 settembre 1899 a Monsignor Volpi, suo confessore. Monsignore, ieri sera Gesù mi disse che dicessi a lei queste cose. Devi dire al tuo confessore che qualunque segno vorrà di me, io glielo darò, purché sia solo. Mi basta che lui solo sia certo che non è una malattia, come l'hanno creduta, e non è opera tua. Però devi dirgli che io a te ti manderò tante croci, che invece di ricevere amore riceverò odio e disprezzo, e per giunta sarò anche abbandonata da Gesù. Però quando Gesù mi avrà messo in questo stato, io non devo pensare alla fine, ma devo prepararmi a delle altre croci e a sostenerle fortemente. Mi ha detto poi Gesù, sai figlia mia in che maniera io mi diverto a mandare croci alle anime ammeccare? Io desidero possedere l'anima loro, ma intera, e per questo la circondo di croci e la chiudo nelle tribolazioni, perché non mi scappi di mano. E per questo io spargo le sue cose di spine, perché non si affezioni a nessuno, ma provi ogni suo contento in me solo. Figlia mia, mi diceva Gesù, se la croce non la sentissi, non si potrebbe chiamare col nome di croce. Stai pure sicura che sotto la croce non ti perderai. Il demonio non ha forza contro quelle anime che per amor mio gemono sotto la croce. O figlia mia, quanti mi avrebbero abbandonato se non li avessi crocifissi? La croce è un dono troppo prezioso e da esso si apprende molte virtù. Pregavo poi Gesù che non mi concedesse altra grazia che di amarlo tanto tanto, e Gesù mi ha detto: O anima a me cara, se veramente vuoi amarmi, eccoti il mio calice, puoi beverlo fino all'ultima stilla. In quel medesimo calice io ho posto le mie labbra e tu stessa voglio che tu beva. Ho risposto a Gesù che faccia di me quello che vuole, e poi mi diceva: Tu questa croce che io ti ho mandato non l'hai tanto cara, anzi è contraria al tuo cuore, e quanto più è contraria è più simile alla mia. Non ti parrebbe cosa orrenda vedere un padre tra i dolori e la figlia tra i godimenti? Quando sarò tuo sposo di sangue, diceva Gesù, io ti vorrò, ma crocifissa. Mostrami tu l'amor tuo verso di me, come io l'ho mostrato verso di te. E sai come? Soffrendo pene e croci senza numero. Devi però tenerti onorata se ti tratto così e se ti conduco per vie aspre e dolorose. Permetto che ti tormenti il demonio, che ti disgusti il mondo, che ti affliggano le persone a te più care, e con quotidiano martirio e occulto permetto che l'anima tua sia purificata e provata. E tu, figlia mia, pensa solo in questo tempo ad esercitare grandi virtù, che questo è il momento. Corri per le vie del divino volere e umiliati e stai sicura che se ti tengo in croce, ti amo. Monsignore, gli chiedo la sua benedizione,
Non creda niente perché è la mia testa. Gemma.